Solo che sa che sono qui, vedete? Vedete, sa che sono qui. Perfetto. Oh, sì! Boom, muori! Perfetto, e abbiamo anche la ulti carica. Cosa fa questo? Cosa fa? No, ho sprecato. Oddio, l'ho beccato, l'ho beccato. Oddio, l'ho beccato, l'ho beccato. Ciao amici, iscrivetevi al canale premendo il tasto rosso iscriviti e attivate la campanellina per non perdervi nessun mio fantastico video. Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo fantastico video di Brawl Stars. Avete visto che nel precedente episodio abbiamo trovato Frank. Abbiamo trovato Frank in una cassa gratuita. È stata veramente una fortuna pazzesca, perché questo è uno dei migliori brawlers epici che ci sia in giro. E sono stato veramente felicissimo di trovarlo, perché in questa serie noi non stiamo shoppando neanche un centesimo, e quindi sono contento di trovare i brawlers fortissimi, soprattutto adesso che non shoppo più niente. Anzi, ho iniziato questo nuovo account non shoppando niente, e la serie sta andando benissimo, perché vi sta piacendo tantissimo il fatto che non sto shoppando neanche una gemma. Spero che questo episodio vi piaccia. In questo episodio faremo tante belle cose. Raggiungiamo i 3000 mi piace per un prossimo episodio, e iscrivetevi al canale premendo il tasto rosso iscriviti. Abbiamo raggiunto gli 1846 trofei e con Frank mi ci sto trovando veramente benissimo. L'abbiamo fatto arrivare al livello 2. Per adesso il clan rimane chiuso. Mi dispiace a tutti quelli che mi chiedono sempre di entrare. Lo so, vorrei farvi entrare tutti, ma sapete, si possono far entrare al massimo 100 persone. Ci sono tipo 8000 persone che vorrebbero entrare e non posso far entrare nessuno, e quindi per adesso rimane chiuso. Lo so, è stata una stupidata aprire il clan per poi tenerlo chiuso, ma è perché non mi aspettavo con così tante richieste. Sinceramente mi aspettavo tipo 300-400 richieste, invece no, ne abbiamo raggiunte tipo 7000-8000, una cosa pazzesca. Mi dispiace. E niente, adesso sapete che facciamo? Allora, andiamo a farci un paio di sopravvivenze con Frank, così vi faccio vedere un po' come gioco, perché è veramente fantastico questo brawler. E poi apriremo tutte queste belle ceste. Allora, io adesso, cioè adesso a me mancano poche ceste e pochi brawlers, ma io ho paura che troveremo sicuramente questo coso qui, Beryl. Sicuro che troveremo Beryl se oggi troviamo un brawler, perché abbiamo già tipo beccato due brawler epici di fila. Perché nel precedente episodio abbiamo trovato Frank, e nel precedente episodio ancora avevamo trovato Pam. Cos'è quindi? Oggi troviamo lei? Troviamo la principessa? Oh mio Dio, se troviamo oggi Piper impazzisco. Però vorrei più trovare finalmente qualche cosa di mitico o leggendario, perché sinceramente voglio finalmente anch'io avere qualche potentissimo brawler. E che cacchio? Prima sopravvivenza qui con Frank. Allora, facciamo una cosa. Qui abbiamo lei, sappiamo già che ci darà fastidio, quindi allora cominciamo subito a spaccare questo coso qui e poi andiamo ad ucciderla. Però peccato che lei spacchi subito la cesta. Che peccato. Se ci andavo velocemente potevo farle qualcosa. Non credo proprio. Sì, vabbè, è impossibile. È impossibile inseguire questa. Se tipo cominciamo a inseguirla, sicuro che ci ammazza. Quindi sapete che faccio? Vado qui e prendo questa cesta. Almeno una cesta la dobbiamo prendere. Ok, poi riprendiamo anche questa e ci prendiamo qua questo power up. Dobbiamo cercare di prendere più power ups possibili, perché qua sarà difficile la partita. Oh, guardate qua, abbiamo un altro Frank. Eh sì, vabbè, qua abbiamo il corvo. È difficile, avete visto? A questi livelli fare le sopravvivenze è tanto tanto difficile. Questo qua dov'è che si trova? Devo usare tipo il mouse. Deve essere qui da qualche parte. Sì, lo sapevo che era qui nascosto. Sapevo che era qui nascosto. Ma no, dove vai? Dove vai, cacchio? Allora facciamo una cosa, usiamo la ulti con questo, perché questo qua è un mio fratello e quindi potrebbe anche fregarmi dopo. E adesso che l'abbiamo eliminato siamo tipo gli unici Frank in questa partita. Giochiamocela bene, ricarichiamo tipo la nostra ulti se ce la facciamo. Guarda qua, questo non mi ha neanche visto. Mamma mia, quanta poca energia che ha, ha pochissima vita. E vabbè, ho sprecato tipo la ulti. Guarda, guarda, cosa fa, cosa fa? È un pazzo, è un pazzo. Sì, però ce la fa a sopravvivere. Che peccato, ce la fa a sopravvivere. Guardalo, con 500 viti di vita. Oddio, non ce la fa, non ce la fa. Adesso si è agitato, si è agitato perché ha cominciato a spararmi. Che figata. Adesso io sono fregato con questo. Se questo qua comincia a colpirmi dalla distanza e mi lascia qui nell'angolo, poteva uccidermi. Ma adesso che tipo mi ha lasciato uscire dall'angolo, è fregato, perché adesso io mi ricarico la ulti e vedo un po' che cosa posso fare. Allora, stavo pensando, dove erano le persone? E infatti, come mi ricordavo bene, c'è un bombardino da questa parte. Ok, allora qua adesso cosa facciamo? Lo incastriamo così, perché tanto sono morto. Sono morto e non è che posso fare molto. No! No! Stavo per attaccare! Che peccato! No, stavo per attaccare! Non stavo neanche usando la ulti. Attaccavo un altro colpo e l'avrei ucciso. Che peccato! Siamo arrivati secondi e abbiamo fatto comunque tanti trofei. Avete visto che è veramente fantastico questo brawler? È veramente troppo divertente. Nuova sopravvivenza. Vediamo un po' se questa volta riusciamo a vincere. Allora, dobbiamo cercare di avvicinarci oh mio Dio! No, 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 no! Abbiamo lui! No! Abbiamo lui! Cacchio,
Abbiamo lui! Sì, avete capito bene, è proprio lui, Leon leggendario! Non so che cosa fare, sì, lo attacco, mi faccio rispettare, no, non mi faccio rispettare perché quello mi ammazza subito, è sicuro che mi ammazza. Qua cerchiamo di prenderci questa e poi vediamo un po' cosa possiamo fare. Oh, oddio, cosa fa? Oddio, abbiamo ucciso Leon! Non ci credo, abbiamo ucciso Leon! Mamma mia, Leon leggendario è fortissimo, avete visto quanti danni mi faceva? Ed è anche un brawler veloce, fa tanti danni, li fa velocemente e si è fatto ammazzare da me. Mamma mia, certa gente è un po' stupidina, avete visto? Allora, questo qua potrei tipo ultarlo attraverso il muro e ucciderlo, perché secondo me non c'ha la ulti, speriamo. Oh, peccato, se gli facevo danno era meglio. No, non l'ho neanche agganciato. Che cosa sta facendo? Si sta prendendo gioco di me. Oh mio Dio, sapete che faccio? Devo usare il mouse perché qua, questo qua, non riesco ad agganciarlo con la... non l'ho ancora agganciato, come potete vedere. E infatti è ancora qui che si sta divertendo tanto. Avete visto? Guardate, il bello, quando questi si divertono così, tu fai questo e attacchi, sì, attacchi per sempre. Nel frattempo c'hai la ulti di nuovo e la usi ancora, schifoso. Vedete? Così si gioca con Frank, è fantastica la sua ulti. Quindi quando trovate gente che fa questo modo con Frank, potete ucciderli in 2 secondi. Allora qui, ecco, sapevo che era qui da qualche parte. Non ci posso credere. Vedete cosa è successo? Non ho avuto neanche tempo di reagire perché avevo preso il mouse in mano. Che peccato. Cioè, vedete quanto fa schifo quel brawler Dynamo? Non devi fare niente, devi solo tirare le dinamiti e stare lì da nasconderti. Che peccato. Nuova partita, vediamo questa volta di arrivare primi, perché sinceramente mi sono stancato di farvi vedere le partite dove arrivo secondo, ma è perché a questi livelli è difficile giocare con Frank, perché hanno già tutti capito come funziona come champion e quindi sanno tutti un po' tipo come non farsi ammazzare da lui. Ma cosa fa questo? Fa il furbo. Grazie per avermi ricaricato la ulti, amico mio. Vabbè, ma qui non possiamo inseguirlo per tutta la mappa. Su, dai. Anzi, facciamo questo. Facciamo che tipo attacchiamo questo. Così dopo non li facciamo prendere niente. Guardalo quell'altro. Non ci credo, lo ammazza. Guarda che si fa ammazzare, ma non ci posso credere. Facciamo una cosa, va, prendiamoci questi power ups, perché tanto quello sono sicuro che fra un po' arriverà da me e mi vorrà prendere. Oddio, cosa sta facendo? Non lo so, vuole prendersi tipo quella lì, quella bella cesta, e sicuramente se la prende. Oddio, chi è questo? C'è qualcun altro? Mamma mia. Facciamo una cosa, cerchiamo tipo di spaventarlo così, e adesso cerchiamo di prenderci questa bella cesta, questi bel power ups, e vediamo qua cosa fare. Ha urtato perché stava per morire. Perfetto, adesso dobbiamo prenderlo questo. Dobbiamo prenderlo perché dobbiamo ucciderlo, perché secondo me ce la facciamo ad ucciderlo. Solo che dobbiamo velocizzarci, perché sennò questo ci scappa e poi è la fine. Per fortuna che ho ricaricato di nuovo la ulti e lui ci muore. No, non ci muore. Oddio, non ci credo, ci muoio io. Ma che cacchio? Com'è possibile? Com'è possibile che ci muoio? Wow, ok. Perfetto. Ok, oh, dai. Non ci credo, che rischio che ho fatto. Ho fatto una cosa stupidissima, ho sbagliato tantissimo. Allora, lasciamo questi due combattere. Oh mio Dio, c'è anche Spy quello. Allora, c'è un... questo qua è un brawler leggendario forte, ma che c'ha pochissima vita. Quindi io con Frank lo posso distruggere subito. Solo che adesso mi sono fatto vedere. Non dovevo. È solo che voglio spostarmi vicino all'altro muro, così poi posso ultare e spaccarlo in due. È solo che sa che sono qui, vedete? Vedete, sa che sono qui. Perfetto. Oh, sì. Boom, muori. Perfetto. E abbiamo anche la ulti carica. Cosa fa questo? Cosa fa? No, ho sprecato. Oddio, l'ho beccato. Oddio, l'ho beccato. No, peccato. Mi sono agitato troppo. Mi sono agitato un casino. Cosa fa? Prende i power-ups? Non può prenderli. Sono fuori dalla tempesta. Beh, ne ha preso uno. Oddio, ce la facciamo a ricaricare quella vita? Dobbiamo ricaricarci la vita prima di soffocare. Ok. No, non ce la faccio. Non ce la faccio con questo. Non ce la faccio. No, lo sapevo che non ce la facevo. E niente, oggi è la giornata dei secondi. Sto giocando malissimo, mi dispiace, ma non vinceremo mai, non faremo mai vittoria reale. Vabbè, tanto lui ride lo stesso, perché siamo arrivati secondi e quindi abbiamo preso sempre 6 trofei, che sono tantissimi. Però peccato non farvi vedere la vittoria. Vedete, non ci riesco. Ogni volta succede qualcosa di strano e mi ammazzano. Questa volta cercheremo di vincere. Invece di concentrarci a fare le kills, ci concentreremo a vincere. Quindi cominciamo subito con tanti power ups. Abbiamo già tipo 3 power ups. Oh mio Dio,
Dio! Già tra power-ups che potevamo avere, ma sinceramente dobbiamo spawnare sempre vicino a Bull. Perché? Oggi stiamo spawnando sempre vicino a Bull, non abbiamo una partenza buona. Ma che cacchio, vedete? Poi comincio a giocare con lui e poi perdo tempo. Ma vai via sinceramente. Vado a trovare qualche altra persona che vuole combattere invece di nascondersi e fare il furbo. Vabbè, un altro Bull. Ma non è possibile. E poi questo sta già arrivando da questa parte. Ho già capito cosa vuole fare. Vuole fare il furbo. Vuole fare il furbo. Mi sa che vuole fare il furbo. Oddio, qua, questo qua prima o poi rischio malissimo. Rischio malissimo, no niente, scappiamo. Vedete, gioco malissimo, mi agito tantissimo, mi sale la pressione quando vedo un Bull. Perché con Bull loro possono ammazzarmi subito, basta che si avvicinano e col pompa fanno 2000 di danno. E quindi mi ammazzano e mi shottano. È per questo che mi fa arrabbiare. Ecco, qua c'è un bel brawler che posso uccidere. Oh, finalmente. Oh, fantastico. Vedete, perché non posso partire con Beryl vicino, Brock, eccetera, eccetera, eccetera. No, devo sempre partire con questo qua, con questo Bull schifoso. Guarda qui, guarda qua. Oddio, qua muoiono malissimo questi. Questi muoiono malissimo. Perfetto, no. L'abbiamo presa? Sì, l'abbiamo presa. Mamma mia, pensavo di non averla presa. Ma che cacchio fa questo? Vedete? Ma che fanno questi Bull? Questi Bull sono dei pazzi. Peccato che gli ho liberato la parte. Non so se sono stato io, ma mi sa che sono stato io. Guarda, guarda. Questo, perfetto, è morto. È morto? Sì. Vabbè, sono incastrato. Sono incastrato. Via, via, via. Oh, non ce la faccio. No, peccato, mi sono allontanato perché pensavo che mi ammazzasse. Qua ci prendiamo questi. E poi lo indeboliamo. Oh, cacchio, guardalo, guardalo che mi vuole colpire da vicino. Guardalo. Avete visto cosa stava cercando di fare? Io odio questi Bull. Li odio. Sì, muori, schifoso. Sì, finalmente vittoria reale. Avete visto quanto è divertente Frank quando ti concentri a vincere e ad essere più astuto? Non ti ferma nessuno. Oh, siamo arrivati anche al grado 12. Wow. Quindi ci facciamo anche dei punti. Ultima sopravvivenza con Frank. Abbiamo di fianco Barry. Non ci credo. Abbiamo detto che volevamo Brelli. Abbiamo avuto Brelil, sì, fantastico, boom, no, ho sbagliato tutto, va bene, però anche lui ha smesso di sparare perché mi si è spaventato. Qua, no, lei non possiamo ucciderla, almeno possiamo ricaricare la ulti, giusto per darle fastidio, ma sì, dai, possiamo farlo, sì, infatti, possiamo, sì che possiamo. Guarda qua, l'abbiamo fregata, adesso ultiamo e la uccidiamo, sì, mamma mia, che figata. Adesso prendiamo anche queste qua e andiamocene via subito. Anzi, facciamo una cosa, ricarichiamoci tipo la ulti colpendo qualcuno, se ce la facciamo. Lui c'ha tantissimi Snoop Dogg. Snoop Dogg c'ha tantissimi power ups, veramente infiniti. Allora, qui non so che come fare con questo, mi sta fregando. Però noi l'abbiamo shottato subito. Guardalo come scappa. Beh, scappa perché ovviamente noi lo shottiamo subito. Però anche lui ci shotta se continuiamo a prendere tutto questo danno gratuito. Dobbiamo smetterla, dobbiamo calmarci 2 secondi e fregarlo. Aspettare di trovarlo dietro un muro e di ultarlo. Però la ulti non ce l'abbiamo ancora, quindi è un po' un casotto. Vabbè, poi lui può ultare in quel modo, che schifo. Eccolo, guarda qua, guardalo qui. Sì, dov'è che si trova? È qui? Perfetto, sì! Dove vuoi andare? Sì! Boom, boom e boom! Mamma mia che figata, l'abbiamo ucciso. Snoop Dogg era fortissimo, aveva anche tipo tantissimi power-ups. E quindi adesso stiamo giocando alla grande adesso. Dobbiamo semplicemente avere pazienza. Ok, ho preparato la ulti. No! Oh sì! Oddio, solo che tipo non si è bloccato. Vabbè, chi se ne frega, l'importante è che comunque l'abbiamo ucciso. Ha usato la sua ulti, quindi avete visto che con la mia ulti non si era alla fine bloccato. Però almeno adesso l'abbiamo eliminato. Siamo rimasti contro un'altra persona che non abbiamo ancora vista. Mi sa che si sta nascondendo. Sta facendo un nascondino. Trovato. Stava facendo Tonio Cartonio. Non ci credo. Ma non ci credo, si chiama Tonio Cartonio questo. Veramente? Tonio Cartonio, era un italiano sicuro. A parte che si trovano tanti italiani quando giochi a Brawl Stars. Fantastico. E abbiamo vinto anche questa partita. Adesso andiamo subito a cercare di aprire queste belle casse. Cominciamo subito. Non so se abbiamo possibilità di trovare qualche brawler. Non lo so, non ne ho idea. Sinceramente questo video l'ho fatto proprio perché mi andava di fare e non volevo aspettare di raccogliere più ceste. E quindi, che figata. Grazie per questo oggetto bonus. Quello lì è veramente fantastico e mi può aiutare tantissimo, visto che adesso non shoppo e non ho mai
shoppato in questa serie mi può aiutare tantissimo il per 2 dei gettoni. Quindi posso fare più gettoni e raccogliere più ceste. 5 gemme, fra un po' arrivo a 30. Fra un po' arrivo a 30 gemme e posso tipo shopparmi una cesta, la prima cesta che mi shoppo gratuitamente. A parte che forse le tengo le gemme e le tengo per qualcos'altro, almeno le tengo per sicurezza. Tanto l'importante è non shoppare con soldi veri. Uffa, non sto trovando neanche un brawler, avete visto? Ci voleva troppa fortuna per trovare un brawler anche in questo episodio. Sarebbe stata veramente una cosa pazzesca. Ok, adesso ci apriamo la super mega cassa e mi sa che abbiamo finito. No? C'è qualcosa? No, non c'è niente. Infatti questo è il video in cui non troviamo neanche un brawler. Però ci siamo scontrati oggi con tanti brawlers fortissimi e tanti brawlers leggendari, e vi ho fatto vedere questo Frank fantastico. Spero che questo video di Brawl Stars vi sia piaciuto. Raggiungiamo i 3000 mi piace per un prossimo episodio. Iscrivetevi al canale premendo il tasto rosso iscriviti. Guardate un po', abbiamo finalmente quasi raggiunto i 1900 trofei. Fra un po' raggiungiamo i 2000 e sblocchiamo Dynamite. E niente, ci vediamo al prossimo episodio. Ciao ciao.